Cari amici, buonasera e stasera è venuto a trovarci da Roma Ruggero Marino, che voi tutti conoscete perché è già stato ospite del Salotto delle Idee alcuni mesi fa e voi tutti saprete che Ruggero Marino, grande giornalista, scrittore, da anni si occupa di Cristoforo Colombo. E con Ruggero Marino stasera parliamo di una cosa clamorosa che è venuta fuori recentemente. Qual è, a proposito di Cristoforo Colombo, Ruggero? Ma si è scoperto praticamente uno scritto di un monaco che risale al 1340, in cui già viene descritta praticamente parte dell'America. Devo dire che a me non è che ha fatto grande colpo questa notizia, perché io sono ormai 30 e passanni che continuo a dire che la notizia e la conoscenza dell'America era molto precedente alla scoperta di Cristoforo Colombo, per cui questo ulteriore tassello, che è indubbiamente importante perché pare a tutti, per ora a tutti i livelli, che il documento sia vero, per cui sarebbe un'ulteriore prova, ma in fondo per me è la scoperta dell'acqua calda, cioè che il fatto che l'America fosse conosciuta prima di Colombo. Io dico anche una boutade, cioè che non a caso oggi ancora diciamo hai scoperto l'America per dire che hai scoperto l'acqua calda, hai scoperto qualcosa di ovvio. E i modi di dire, diciamo, in fondo hanno sempre qualche verità nascosta, e anche questo potrebbe essere un ulteriore piccolo apporto al fatto che Colombo non fu esattamente il primo, ma questo mi pare assolutamente, diciamo, acclarato, che Colombo non Ma fu il primo. certo, è molto però, devi essere orgoglioso, dico, del fatto che tu stai portando avanti questa tua battaglia, diciamo tra virgolette, già attraverso molti libri che hai scritto, Cristoforo Colombo e il Papa tradito, Cristoforo Colombo e l'ultimo dei templari, l'uomo che superò i confini del mondo, tu ti stai occupando da anni di Cristoforo Colombo e sostieni da anni questa tesi. Ora c'è stata una conferma, una grande vittoria, diciamo, no? No, no, indubbiamente, ma d'altronde se si va a ripercorrere un pochino la storia attraverso anche i secoli, ci si accorge che più di una persona aveva quantomeno vaticinato l'esistenza di un altro mondo, a cominciare addirittura da Cicerone. E non a caso Colombo scrive addirittura che persino i romani si erano molto impegnati, e in particolare Cesare e Nerone, nella conoscenza di altri mondi al di là dell'Atlantico. Dopodiché possiamo passare a Isidoro di Siviglia, nei primi 500 anni della storia. Dopodiché possiamo passare a Raimondo Lullo, che è contemporaneo dell'epoca, diciamo, di Dante, che danno descrizioni abbastanza precise e inequivocabili della scoperta di un nuovo mondo. C'è ulteriormente da dire dei Vichinghi, che ormai mi sembra assolutamente accettato il fatto che siano andati prima di Colombo in America. Forse non si sottolinea mai che una vedova dei due dei Vichinghi che sono morti, e diciamo che quindi era stata anche lei nel Vinland, nel Nord America, viene a Roma dal Papa e si fa addirittura suora. Quindi il Vaticano conosceva attraverso i missionari da sempre l'esistenza del nuovo mondo. Però questo nuovo mondo costituiva un'eresia, perché il mondo era trinitario e sacro, cioè Europa, Asia e Africa. Veniva un quarto mondo, era come se oggi arrivasse un immenso, diciamo, meteora che colpisse di colpo, diciamo, la Terra, oppure se per caso riuscissimo veramente a trovare altre vite, altri mondi nello spazio. Cioè, accettare tutto questo non è facile, cioè predirlo non era facile tanto più a quei tempi, visto che il fatto che costituisse un'eresia voleva dire che questi da chi discendevano? Sarebbero come i marziani, ma c'è stato Adamo che ha dato il via alle tre grandi religioni del libro. E questi chi sarebbero? Avevano un'anima, non avevano un'anima, erano figli di Dio, non erano figli di Dio. Cioè, Colombo indubbiamente non è stato il primo, ma questo per me non significa niente. Cioè, chi è stato il primo forse non lo sapremo mai. Io sono convinto che sono stati i cinesi. Però ripeto,
forse andando indietro, sempre indietro, non troveremo mai chi ha raggiunto l'America, per poi anche impreciso dire ha scoperto, perché non c'era nulla da scoprire. Chi è andato prima probabilmente o se lo è tenuto segreto o non ha capito veramente niente, quello che invece Colombo ha capito perfettamente, cioè che esisteva un altro mondo e con lui c'è una svolta completa nella storia dell'umanità. E se l'America oggi è l'America, che è il primo paese del mondo, lo si deve a Cristoforo Colombo. Io non credo che avrebbe fatto piacere rimanere sotto le tende o nelle capanne. E essere privi di tutto quello che oggi la tecnologia offre e che anche quanti buttano giù le statue di Colombo ne usufruiscono. Non credo che rinunzierebbero alla lavastoviglie, al frigorifero, a tutto quanto, visto che Colombo ha portato tutto sommato anche tutto questo. Ecco, ma se prima si negava l'esistenza di questo nuovo continente, che cosa ha avuto in più, diciamo, Cristoforo Colombo per far approvare, diciamo, l'esistenza di questo nuovo continente nel suo 1492? Ma che lui abbia raggiunto il nuovo mondo, lo diciamo oggi alcuni, ma molti continuano a sostenere che non ha mai capito niente e che era approdato all'Asia. Colombo aveva perfettamente le carte che erano in Vaticano e lo dicono dei testimoni nei processi che ci saranno alla morte di Colombo. Aveva delle carte o delle mappe o un libro, un testo che addirittura pare risalisse alla biblioteca di Alessandria. Lo dice anche persino Piri Reis, il musulmano, che nel 1513 fa una mappa dove addirittura c'è più America di quella fino ad allora scoperta. Colombo passa per un ignorante che non ha mai capito nulla fino alla morte senza aver capito di aver scoperto un nuovo continente. Io adesso ho aggiunto ai libri precedenti un altro libro, Cristoforo Dante e la fine del mondo. Colombo, scusami, Colombo, Dante e la fine del mondo. Mondo, sì. Ecco, però mi incuriosisce molto questo accostamento di Dante e Colombo. Me lo spieghi meglio? Nessuno, ad esempio, ricorda mai che tra i libri scritti da Colombo c'è un libro delle profezie. Nel libro delle profezie, a parte che secondo me c'è l'identikit preciso di Cristoforo Colombo, laddove scrive più di una volta che lo Spirito Santo è presente in cristiani, musulmani ed ebrei e di qualsiasi altra setta. Ci troviamo di fronte a qualcosa che potrebbe assomigliare all'uomo vitruviano. È un uomo che, diciamo, è ancora oggi considerato servo di Dio dalla Chiesa e che due papi come Pio IX e diciamo, Leone XIII hanno addirittura cercato di fare santo. Quello che accosta Colombo a Dante è una serie di similitudini abbastanza sconcertanti, a cominciare dalla prima, che è la più importante secondo me, laddove Colombo scrive che chi sa leggere e scrivere lo fa in quattro modi diversi, esattamente come Dante. E questo basterebbe a dare la statura di quella che era la preparazione di Cristoforo Colombo. Aggiungiamo il libro delle poesie, aggiungiamo che anche Dante, secondo me, fa delle indirette precisazioni dell'esistenza di un altro mondo. In particolare ti leggo un passo del Purgatorio dove dice: lo bel pianeta che da mar conforta faceva tutto ridere l'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta, e mi volsi a man destra e puosi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuorca la prima gente. Le quattro stelle dicono che siano le quattro virtù cardinali, ma qui stiamo parlando di un altro polo, di un altro emisfero. Le quattro stelle sono le stelle della Croce del Sud che si vedono solo al di là una volta superato l'equatore ed entrato in un altro emisfero. Ma oltre a questo, lo stesso Dante è anche, diciamo, da Paolo VI considerato uomo della Chiesa, così come Leone XIII scrive: Dante è nostro. Quello che ha fatto lo ha fatto per la Chiesa. Ci troviamo di fronte a due cavalieri che hanno combattuto. Dante era di famiglia tutto sommato abbastanza agiata, di un mercante, figlio di un mercante, e si sa che combatté nella battaglia di Campaldino e che abbia partecipato a delle affiliazioni che sono molto simili ad affiliazioni templari, come
come i fedeli d'amore, o qualcuno ne enumera anche altre. Anche Colombo è un diciamo, cavaliere a tutto tondo, probabilmente secondo me o del Santo Sepolcro o degli eredi dei Templari che erano diventati i cavalieri di Rodi. Ecco che ci troviamo a due personaggi che fanno parte di un filone unico. Ci sono molte altre cose che li rendono, è lo stesso viaggio di Ulisse, in fondo Cristoforo Colombo è un Ulisse, è un San Cristoforo. È come il santo gigante che porta il bambino al di là delle acque per creare l'uomo nuovo, l'Adamo nuovo. Così Colombo è colui che trasporta la croce di Cristo al di là dell'Atlantico per fondare, come dice Las Casas, una chiesa nuova addirittura. Andava a fondare una chiesa nuova. A mio parere, forse una chiesa che risaliva diciamo, ai primordi della Chiesa cristiana, cioè una Chiesa, diciamo, cattolica cristiana nel senso puro della parola, e che il papato probabilmente si era allontanato da questi principi. Diciamo, le similitudini sono tantissime fra i due. Ripeto, Colombo scrive esattamente che i Romani, Alessandro e i Greci si erano molto occupati della scoperta dell'America. Nomina Seneca che parla di un altro mondo, fa una serie di citazioni incredibili per un uomo ignorante. Tutto questo, ripeto, lo avvicina ad un uomo come Dante che probabilmente non poteva dire, ma che maschera sotto diversi strani una serie di conoscenze, tant'è vero che anche il Paradiso si chiude con la citazione degli Argonauti e dei fratelli Vivaldi. I fratelli Vivaldi erano due genovesi che si dice fossero partiti alla ricerca del nuovo mondo e non sono mai tornati indietro. Ripeto, che Colombo non abbia mai capito è una delle più grosse fake news che ancora si tramandano. Molta della storia di Colombo è una totale fake news, una barzelletta d'antiquariato. Questo documento serve un pochino a ripristinare la verità su qualcosa che ci è stato tramandato attraverso quelli che hanno vinto la partita. La partita l'hanno vinto i reali di Spagna e i Colombo hanno commesso il più grave errore facendo causa ai reali di Spagna. Si può pensare di fare causa a qualcuno che aveva la potestà di diciamo, eleggere i giudici che li avrebbero dovuto giudicare a quei tempi. Io dico infatti che se non ci fosse stato il cristiano Cristoforo Colombo, oggi l'America sarebbe stata scoperta o dai cinesi, o dai musulmani, perché avevano le stesse carte. I cinesi probabilmente erano stati primi, quindi se non ci fosse stato il cattolico di volta al quale gli indios e tutti gli americani si dovrebbero inginocchiare, l'America oggi agiterebbe o il libretto di Mao o si inginocchierebbe verso la Mecca. Ma io ti ringrazio, tu hai aperto e apri veramente un nuovo mondo per conoscere veramente la verità. Dico, e i libri di testo, perché secondo te non vengono corretti? Perché a scuola tutti insegnano 1492, la scoperta dell'America? Perché non si porta avanti un discorso così problematico, ma così ben documentato, grazie a te, ma grazie a molte altre Ma tu testimonianze? credi che i nostri baroni sarebbero in grado di fare marcia indietro di fronte a questa rivoluzione completa, in base alla quale hanno scritto libri su libri, copiando quando era già stato scritto e non cercando nulla? E ripeto, non si nomina spesso il libro delle profezie, non si parla assolutamente di Papa Innocenzo VIII, che secondo me è il Deus ex machina della scoperta dell'America, un papa che era figlio di una Aronne, quindi di un ebreo, e nipote di una saracina, quindi di una musulmana, il che potrebbe corrispondere all'identikit di Cristoforo Colombo, laddove dice che lo Spirito Santo era presente in cristiani, musulmani, ebrei e di qualsiasi altra setta. Io credo che si tentasse l'unione delle tre grandi religioni del libro sotto il primato di Roma e sotto una visione di uno Spirito Santo universale, comunque ognuno avrebbe mantenuto le sue pratiche religiose.
Tutto questo significa ancora oggi qualcosa di impossibile. Ripeto, i baroni sono scritti su libri, non credo che accetterebbe un outsider, un Pirino, che per 30 anni viene a ricostruire una storia completamente diversa. Qualcuno si è convertito, ma probabilmente, a parte che questa storia tocca interessi incredibili, non solo politici, ma anche teologici, perché probabilmente laddove la Scasa scrive che si andava a costruire una chiesa nuova, probabilmente si apre un vaso di Pandora senza limiti per la stessa chiesa, che non credo sia in grado ancora di accettare un discorso del genere. Tant'è vero che io, nel migliore dei casi, mi considero postumo fin da oggi, quindi non credo che mi sarà data soddisfazione per quanto sto dicendo a 30 anni. Ho trovato molti epigoni che spesso copiano, scopiazzano e non nominano naturalmente, così come oggi gli accademici parlano per la prima volta di Innocenzo VIII, dicendo che ha partecipato alla scoperta dell'America, fanno una citazione, si nominano fra di loro, ma non nominano mai Ruggero Marino. E questo è uno dei modi per far entrare subdolamente, come se fosse accettato da sempre, qualcosa che invece è stato sempre tenuto nascosto. Senti, caro Ruggero Marino, io mi inchino di fronte alla serietà della tua ricerca e dei tuoi studi. Devo dire che invito tutti quelli che seguono il Salotto delle Idee a diffondere questo video in cui tu dai delle notizie fondamentali per aumentare la nostra conoscenza. Io cito e citiamo insieme tutte le tue opere perché vorrei che la gente cominciasse, quelli che non ti hanno ancora scoperto, cominciasse a conoscerti completamente. Tu hai scritto L'uomo che superò i confini del mondo. Cristoforo Colombo è l'ultimo dei Templari, Cristoforo Colombo è il Papa tradito ed ora questo ultimo libro recentissimo, Dante, Colombo e la fine del mondo. Tutti libri che devono entrare nelle vostre biblioteche, amici miei, e soprattutto parlo ai genitori, insegnate ai vostri figli le vere storie dell'umanità dico gli studiosi che non citano nelle bibliografie dove vanno a piluccare sono il ritratto della solita Italia fatta popolata di troppi furbi, furbetti e furbastri, ma alla fine la verità viene fuori. Ed oggi, con questo manoscritto del 1340, trovato a Milano e trascritto, eccetera, eccetera, dico, abbiamo l'ennesima prova di quanto sia giusto e sia provato tutto quello che tu vai dicendo e sostenendo da oltre 30 anni. Non sarai postumo, sei ancora molto pimpante, caro No, Ruggero, no, per sto. portare avanti le tue battaglie. Vorrei aggiungere che, diciamo, la scoperta dell'America precedente al 1492 è attestata anche in San Pietro, nella tomba di Papa Innocenzo VIII, laddove alla terza riga c'è scritto Novi orbis suevo inventi gloria. Il Papa è morto 7 giorni prima della partenza di Colombo. La frase significa che nel tempo del suo pontificato la scoperta di un nuovo mondo. Cosa che è confermata dallo stesso Panvinio, che succede dal Burcardo come cronista della corte di Roma, laddove dice che alla fine del pontificato di Innocenzo VIII avvenne una cosa mai vista dalla nascita di Cristo, che essendoci un genovese sulla cattedra di Pietro, un genovese trovò l'altro mondo. Aggiungo ancora un ulteriore nesso importantissimo fra Dante e Cristoforo Colombo, perché sono tutti e due seguaci di Gioacchino di Alfiore, che Dante cita e ne parla come di spirito profetico dotato.
Gioacchino del Fiore prevedeva che al tempo del padre e del figlio sarebbe succeduto lo tempo dello Spirito Santo e l'imminente Apocalisse. Non a caso Colombo, appunto, diciamo, profetizzava l'avvento dello Spirito Santo parlando appunto di cristiani, musulmani ed ebrei e di qualsiasi altra setta unificati sotto un unico spirito che accomunava tutte le tre religioni del libro. Discorso ancora oggi però quanto mai ardito ed eretico, perché come ricorderai, quando anche Papa Giovanni Paolo II andava ad Assisi cercando di parlare, di unificare le grandi religioni o comunque di renderle in qualche modo non nemiche completamente, veniva presa a schiaffi in faccia anche da molti cardinali. E capisco che accettare l'unione delle tre grandi religioni del libro sarebbe una rivoluzione ancora oggi considerata inaccettabile. Grazie, caro Ruggero Marino. Io ti auguro una pimpante battaglia, nonostante che gli anni scorrano e gli anni aumentino sulle nostre spalle. Saluto tutti quelli che ci hanno seguito, augurando a tutti tante, tante letture e hanno tanto da leggere. Andando alla ricerca dei libri firmati da Ruggero Marino. Carissimo, alla prossima volta. Io non posso che ringraziarti per quello che fai, e ripeto, sei uno, diciamo, di quei dei rompighiaccio a cui sono molto grato. Grazie, ciao, arrivederci, Ciao, amici. arrivederci. Yeah.